Abbiamo chiuso il 2010 con un incremento di passeggeri del 13,26%. Il 2011 sta andando bene perché il mese di gennaio ha chiuso con un incremento di passeggeri del 24%. Il mese di febbraio, fino ad ora, ma sono pochi giorni, del 16%. Sono dati questi dei primi mesi dell'anno non ancora significativi, tanto più che noi abbiamo previsto un incremento del 10% di passeggeri. Però devo dire che questo incremento del 24% di gennaio, che è un mese tradizionalmente abbastanza morto, ci fa sperare anche forse di incrementare le nostre previsioni di budget. Un altro dato importante è che nella tipologia dei nostri passeggeri, le persone che sono venute per motivi di turismo nel nostro aeroporto sono salite del 5% rispetto all'anno, nel corso del 2010, del 5% rispetto all'anno prima. Ora sono il 31%, prima era il 26%. Questo è un dato significativo perché ci porta a dire che l'aeroporto può essere effettivamente il motore di uno sviluppo turistico della nostra regione. Merito anche forse delle tratte low cost che cominciano a toccare Genova, in questo c'è qualche novità nei prossimi mesi? Certamente c'è questo merito, anche perché le tratte low cost hanno un coefficiente di riempimento più elevato rispetto al coefficiente di riempimento medio, sono a 75%, mentre l'attuale nostro coefficiente di riempimento medio è 62,9%, ma è comprensibile. Posso dire che abbiamo in programma, e speriamo, posso già annunciarlo con un po' di ottimismo della volontà, di aprire una tratta low cost con Barcellona. Se questa cosa si verifica, si verificherà entro il mese di marzo, cioè con l'entrata in vigore dell'orario estivo, e una tratta, questa non low cost, con Istanbul, oltre alle tratte già contrattualizzate e già previste con Francoforte e Amsterdam. Altre novità per quanto riguarda il 2011? Lei è insaziabile. Un'altra novità per il 2011 dovrebbe essere il completamento della progettazione e forse l'inizio dei lavori dell'ampliamento dell'aerostazione. Perché se per il 2011 noi pensiamo di arrivare a 1,4 milioni e qualcosa in più di passeggeri, e pensate che 2 anni fa eravamo 1,1 milioni, quindi 300.000 passeggeri in più, e dobbiamo approntare le strutture che siano adatte per riceverli. Abbiamo un progetto che tra l'altro è in fase di progettazione definitiva e dovremo poi passare a quella esecutiva e alla cantierizzazione, questo è previsto fine 2011. È un progetto che è previsto nei nostri obblighi con ENAC ed è un investimento di circa 20 milioni di euro. Presidente. I lavoratori hanno paura però del futuro con la privatizzazione, lei parla di rilancio, loro ieri in regione invece parlavano di perdita di posti di lavoro. Ma allora, io capisco le paure di tutti, devo però partire da dati di fatto che sono questi. Negli anni bui che abbiamo avuto, che sono stati il 2008 e il 2009, nei quali abbiamo subito pesanti perdite portati dal fatto che Alitalia è fallita e non ha pagato oltre 3 milioni di debiti che aveva nei nostri confronti, ebbene dopo quegli anni non abbiamo avuto un'ora di cassa integrazione, non abbiamo avuto nessun esubero. Abbiamo addirittura nel 2010 stabilizzato tutti i nostri precari e assunto i precari che erano stati licenziati dall'Italia. Allora, capisco le paure, ma i fatti dicono che è una società sana e che non ci devono essere timori per i lavoratori.